Ben ritrovati in nuova edizione del Golfo News, in studio Andrea Conte. Iniziamo con i titoli principali di questa nuova edizione. Latina scoperta, intera famiglia di falsi ciechi e ancora da Latina infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, iscrizioni fino a novembre. E ancora da Latina, via del Lido, moria di pesci nel canale. Ausonia, tre lavoratori non regolarmente assunti, denunciato trentenne. A Cellole, Rocco, strade provinciali, il consigliere Rocco interviene per quanto riguarda le strade provinciali del litorale che sono pessime. Mondragone, convocazione del direttivo del PD e assegnazione delle deleghe. E infine, per quanto riguarda la regione Lazio, piano casa, consiglio regionale approva le modifiche. Iniziamo con la cronaca. A Latina, quando usciva dal posto di lavoro, camminava lentamente col bastone, percorse poche centinaia di metri, miracolosamente tornava alla normalità. I filmati delle telecamere piazzate dai finanzieri di Torino non lasciano spazio a molti dubbi. È infatti originaria di Latina, ma vive in un comune del Piemontese, la donna che ha permesso alle forze dell'ordine di scovare l'intera famiglia residente a Latina, composta da sorella, fratello, madre e zio che dal 1982 facevano finta di essere non vedenti, percependo un'indennità di 800 euro ciascuno. La donna al lavoro era una cieca centralinista che si muoveva con il bastone fuori dall'ufficio, si spostava con sicurezza tra le vie della città. La Guardia di Finanza allora ha iniziato a investigare anche a Latina sui suoi familiari che risultavano tutti portatori dello stesso handicap. La Procura di Torino ha disposto il sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili degli indagati. Infatti anche i suoi familiari sono stati filmati in un ristorante durante un ricevimento mentre ballavano disinvolti in mezzo alla gente. Nei confronti dei sei finti ciechi individuati inoltre è scattata la denuncia per truffa aggravata e continuata ai danni dell'istituto INPS nel caso in cui risultino assunti nella graduatoria riservata ai diversamente abili, rischiano anche il posto di lavoro. E rimaniamo sempre a Latina. Sono aperte fino a novembre le iscrizioni per il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, ausiliarie delle forze armate. Un percorso formativo che dura 2 anni e che può essere svolto gratuitamente con una frequenza obbligatoria e che prevede 1.000 ore per entrambi gli anni di corso. Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, sezione di Latina, coordinate da Carmela Mauceri, svolgono attività in diverse strutture ospedaliere, sia civili che militari, nelle postazioni di pronto soccorso, nei centri di assistenza. Inoltre sono impegnate nei servizi ambulatoriali che si svolgono in una struttura di Viale Kennedy, dove vengono eseguite visite gratuite. Fino a novembre, quindi, è possibile inviare tutta la documentazione. Per qualsiasi informazione basta contattare il numero 335-7974-263 oppure l'indirizzo mail isp.latina@iv.cri.it. Referente è l'ispettrice provinciale, sorella Carmela Mauceri. Rimaniamo ancora a Latina. Una moria di pesci è stata segnalata in una nota dal vicepresidente di
Latina ciclabile Bruno Mucci, segnalata nel canale che fiancheggia la pista ciclabile di Via del Lido. Sono segnali che preoccupano molti cittadini, ha dichiarato Mucci, che ci stanno inviando foto scattate con il cellulare. Spiega: abbiamo bisogno di interventi concreti e non di finti sopralluoghi buoni solo per mettersi in mostra. È una questione che riguarda tanti cittadini che vedono in questi inquietanti segnali una imbarazzante indifferenza da parte di tutti gli organi preposti alla tutela dell'ambiente e della salute. Intanto anche sul marciapiede del lungomare di Scauri, frequentatissimo di turisti in questi giorni estivi, è stato segnalato un gabbiano morto. E cambiamo regione, andiamo alla provincia di Frosinone, Ausonia, e i carabinieri del comando provinciale di Frosinone, in collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Latina, si legge nel comunicato, allo scopo di intensificare l'attività di verifica finalizzata al contrasto dei collaterali fenomeni illeciti connessi con forme di criminalità, tra le quali l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della manodopera, o con il mancato rispetto delle leggi di pubblica sicurezza per le attività soggette ad autorizzazioni di polizia, nonché verifiche le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, hanno eseguito specifici controlli presso diversi cantieri edili e aziende, nel corso dei quali ad Ausonia, appunto, è stato deferito in stato di libertà un trentenne di Castelnuovo Parano, poiché resosi responsabile della violazione dei requisiti di sicurezza e delle disposizioni in materia di lavoro. Gli accertamenti effettuati dai militari operanti consentivano di verificare che nel comune di Castelnuovo Parano tre lavoratori non regolarmente assunti venivano impiegati dal deferito per lo svolgimento di lavori edili relativi alla realizzazione di un immobile di proprietà dello stesso. Inoltre, il ponteggio montato non soddisfava i prescritti requisiti di sicurezza. E cambiamo regione, cambiamo provincia, andiamo alla provincia di Caserta. A Cellole sono pessime le condizioni in cui versano le strade provinciali per raggiungere le località balneari del litorale, così esordisce il consigliere comunale Carmine Rocco nel commentare il risultato positivo che sta ottenendo la raccolta differenziata. Ce la stiamo mettendo tutta per fare in modo che Cellole e Baia Domizia risultino pulite, ma l'ente incaricato di Corso Trieste non si è ancora attivato con un intervento di manutenzione e pulizia di arterie frequentate soprattutto in questo periodo, quando gran parte dei turisti si riversa sulla Riviera Domizia. È impensabile, continua sempre il consigliere Rocco, che si arrivi ad agosto e non si è provveduto a far sistemare le strade di competenza provinciale. Eppure noi abbiamo fatto le corse per evitare che i turisti di Baia Domizia si ritrovassero in una località in pessime condizioni, affidando in maniera del tutto improvvisa il servizio di raccolta dei rifiuti senza alcun bando con un'ordinanza del sindaco a causa delle inadempienze del consorzio, ha spiegato sempre Carmine Rocco, che fino a qualche tempo fa deteneva anche la delega dell'ambiente e che ha poi riposto nuovamente nelle mani del sindaco Aldo Izzo. Intanto la società CITE, che da circa un mese ormai si occupa in via provvisoria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Cellole e a Baia Domizia, ha provveduto nei giorni scorsi a distribuire per la cittadina i contenitori per la raccolta dell'olio vegetale. A breve saranno installati nei punti strategici della città anche quelli per la raccolta delle pile esaurite e degli abiti ormai in disuso. Rimaniamo ancora nella provincia di Caserta. A Mondragone il direttivo del PD si è dato appuntamento per venerdì 27 luglio per il primo incontro dopo la proclamazione unanime
del segretario cittadino Aristide Papa, il Partito Democratico Mondragonese mostra le idee chiare, ponendo le basi in un gruppo determinato, unito, con l'obiettivo di contrapporsi con grande forza al centro-destra guidato dal neosindaco Schiappa. Il direttivo sarà suddiviso in ben 10 gruppi di lavoro, con il ruolo di sviluppare sul territorio diverse aree tematiche, fra le quali istruzione e formazione, pari opportunità, salute e ambiente, politiche sociali e immigrazione, agricoltura ed imprese, cultura e spettacolo, relazioni con l'ente, politiche del territorio, fiscalità, bilancio e attività produttive. I gruppi avranno un proprio rappresentante nella segreteria. Inoltre è prevista la normativa per un vice segretario che coordini in stretta collaborazione col segretario stesso i lavori del direttivo. Dunque, organizzazione, unione e idee chiare saranno il motore di spinta per un partito che non nasconde di voler tornare quanto prima alla guida della città. Ritorniamo alla Regione Lazio, l'ultima notizia per questa edizione. Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mario Abruzzese, ha approvato con 37 voti a favore e uno contrario la proposta di legge che modifica il cosiddetto piano casa. L'opposizione ha abbandonato l'aula per protesta, con l'eccezione del consigliere Rocco Berardo. Le nuove norme, aveva spiegato l'assessore all'urbanistica Luciano Ciocchetti, sono state concordate con il governo dopo l'impugnazione di parte della legge di fronte alla Corte Costituzionale. La votazione è arrivata dopo 3 giornate di discussione. Mentre si stavano votando gli emendamenti, la Giunta regionale ne ha presentato uno sostitutivo dell'intero testo, facendo decadere tutti gli emendamenti depositati. L'opposizione ha duramente protestato, parlando di delegittimazione del Consiglio regionale, di sospensione della democrazia, di maggioranza prepotente che cerca di mascherare le tensioni interne. Il consigliere Rodolfo Gigli dell'UDC si è dissociato dalla procedura adottata dalla Giunta e non ha partecipato alla seduta. Si conclude qui questa edizione del notiziario di oggi. Grazie per averci seguito, a tutti voi arrivederci.